Ha fatto un video, ha risposto. Oddio, l'ha fatto, dove l'ha fatto il video? Su TikTok, immagino l'abbia fatto. Ma chi, Pietro? Sì, per forza. Cioè, te pare che uno ti dice che l'hai massacrato di botte e tu non rispondi? Ah, mi sa, sì, che è andato al Cerbero a parlare. Dicono. Oh no, se c'hai bisogno di un po' di notorietà, te invitavo qua, Pietro, dai, al volo. Perché ancora usate il Cerbero, per provare a parlare e arrivare alle persone? Dal principio di questa narrazione con sì. Ma più che altro è il Cerbero. La superficie Esco e mi tiro il mega secondo. Vabbè, ma... Minchia. Grazie a Dio. Porca troia, frate. Erano in 5, tipo. Sì, però aspetta. Cioè, non voglio mettere in dubbio niente, Questo secondo me non gli hanno fatto loro. Questo è il pizzone del tipo, Quando ti danno una pizza forte in faccia, questo ti viene. Sì, la cinquina così non lascia la roba nell'occhio. Quelli sono pugni. Sì, ma che? Ma però prima c'aveva niente, quello. Ma te viene dopo, regà. Te viene tipo nel giro di 4-5 ore. Ho visto un amico mio che si è preso un pizzone proprio a mano aperta qua. Gli è venuto tutto qui in viola, praticamente. Cazzo. No, no, allora mi sono flesciata la porta che ci hanno menato con noi. Può succedere, è vero. Si può creare l'edema sotto la palpebra, così quella... Vabbè, ok. Secondo me va sentito Pietro Storti. C'è un video di Pietro Storti da 18 minuti, raga. Neanche se mi paghi, mi guardo un video di Pietro Storti da 18 minuti. Ma non per una cattiveria, perché sono 18 minuti. È troppo. Penso questo 3 minuti. Vediamo un attimino che cosa dice. Una serata al The Club in cui noi non eravamo ancora entrati nella discoteca, eravamo fuori ad aspettare, ok? Ad attendere di entrare. E vediamo il gabrone che si sta picchiando violentemente con i buttafuori del The Club. Io non so se lui questa cosa l'ha inserita. Lo stanno picchiando. No, abbiamo visto il video, lo spezzone. No, della... secondo me può essere che invece lui abbia visto anche che il gabrone alzava delle mani. Può essere. Okay, si vede proprio prova, un'aggressione che subisce dai buttafuori, sì. I buttafuori lo picchiano violentemente, tantissimo. Hai già cambiato. Hai detto che si stava picchiando, adesso lo picchiano. Vabbè, ora cambiamo. Okay. Fortissimo, gli fanno uscire sangue dal naso e lui riprende tutto, urla, si incazza. Fa per andarsene. Poi mi vede. Vedendomi dice ok. Aspetta, il sangue dal naso quando ti ferma non si vede, però. Il sangue ancora non c'era. Io quando era vicino a noi lo vedevo già bello percosso, bello gonfio. Quando è venuto vicino a me lo vedevo già col naso arrossato. Non so se stava già perdendo sangue. Era invisibile ai video. Due. Fatto sta, ragazzi, che i tipi delle club lo hanno veramente riempito di botte. Cioè, non sto scherzando. Non avrei motivo di dire una cosa. Rubino! Perché c'è lo squalo dal nulla che spawna sempre in queste situazioni? Su Discord. Fenomeno. Inventata, che abbiamo dei video che lo testimoniano. Avete visto? Però è arrivato da voi, già tu m'hai fatto. Tu m'hai fatto. Il motivo ce l'hai, ma non per questo significa che tu lo stia facendo. Non ho capito. Il motivo ce lo avresti, ma questo non significa che tu lo stia facendo. Ma cosa? Ma cosa, Flame? Cosa? Di che parla? Arriva da noi perché vede me, NASA, il content, dice ok, Pietro Storti lì fermo, l'ho già insultato mille volte, andiamo a rompergli il cazzo di nuovo. E comincia quello spezzone che penso abbiano visto un po' tutti quelli che sono interessati alla questione, in cui lui dice, c'è quel parola con la M di Pietro Storti. Mm. Ok, questo l'hanno visto tutti e mi si avvicina con fare... decisamente infogliato. Mi fa troppo ridere Mr. Flame sulla Mr. Flame dalla porta si sbircia. Ma Zano S praticamente sta Mr. Flame. Zano Wei. Sì, Zano Wei, Zano Wei. Sicuramente non mi si avvicina amichevolmente. E per spottermi mi chiede, oh bro, come va? E gli dico, lasciami stare, non voglio stare nella tua diretta. Lecito? Certo. Direi di sì. Fino a qua. A questo punto lui insiste e mi mette la mano in faccia. Con questa espressione mi mette la mano in faccia, no? Molto minaccioso, mi mette la mano in faccia, io prendo la distanza e lui va avanti e prima prova a mettermi la mano al collo, io mi sposto, mi prende per la testa da qua dietro e cerca di trascinarmi verso il basso, non so per fare cosa, però cerca di trascinarmi verso il basso. Sono tre gesti che io, almeno per la mia esperienza, non mi sembra. C'è cioè solo la cosa della nuca, forse. Ma sarebbe da rivedere un attimo il video. A me non mi è. Bar, dammi le PTS, per favore. Non mi è sembrato. Anche se dura molto. Certo, c'è questo piccolo. Questa piccola situazione in cui. Sì, forse qui fa la roba della testa, sì, secondo anche me. Perché solo. Si però sente le dice, mani in faccia... così a random. Quindi può essere anche che gli faccia.
Cioè, non l'ho capito. Si dovrebbe vedere il movimento un po' del viso, del corpo, del corpo. Sicuramente che Gabriele fa contatto fisico con loro, sono sicuro. Vedi, però guarda che ce l'ha un po' il braccio, secondo me, alzato, no? Ma non sei sicuro? Vedi, vedi anche qui che fa così, come cosa. Vedi anche qui che secondo me. Vabbè, ok. Sì, comunque può tranquillamente. Potrebbe essere, sì. Poi pensa che hai un'aggressione, no? Prima grazie del prano. In faccia, vabbè, aggressione. Collo, mano dietro la testa per spingere verso il basso, è un'aggressione. Perfetto, io non reagisco comunque. Comunque gli è venuto il tic di toccarsi i capelli, eh. È inquietante questa cosa. Sì, è anche quello delle spalle, se gli no. È veramente venuto il tic di toccarsi i capelli. Non reagisco comunque. Ci sono lì di fianco delle persone che mi conoscono, che vedono la situazione e si mettono in mezzo, spintonandolo e facendogli volare il telefono. E questa cosa si vede chiaramente nel video. Jacopo Leo, bentornati. Molte grazie per te. Ok. Perfetto. A questo punto, lui, non contento di aver già aggredito me, cerca di aggredire una di queste persone. Una di queste persone era un ragazzino di 14 anni e lui gli mette le mani al collo e lo spinge. Ok? Ma stava con voi? Il ragazzino era amico di una persona che io conosco, era lì, non so a far cosa. Okay. Io non lo conosco personalmente, questo ragazzino, però si è messo in mezzo. Con coraggio si è messo in mezzo per allontanare una persona che mi stava effettivamente aggredendo a tutti gli effetti, bullizzando, chiamiamola come volete. Cioè comunque non mi stava certo trattando bene. Ecco, questo è il discorso. Dal principio di questa narrazione, con ordine. Nasce tutta una serata al The Club, in cui noi non eravamo ancora entrati. Questa dei ragazzi di 14 anni. Ah no, è finito. Sì, sì, no, ah, è okay, finito. Ok, scusate, perdonna, non avevo capito. Però, beh, vabbè, no, regà, può essere che uno sta col fratello che c'ha 14 anni, più piccolo, che ne so, che prende poi e nella situazione si fa trascinare da quello sì. Che è. Ma che è? Ma acceso confronto tra Mr. Marra e Manuxo. Mr. Marra mi ha detto questa... No, non lo guardare, mi ha detto questa frase, mi ha detto... Io, caro mio, conosco certi aspetti di te meglio di te. Vabbè, sì. Amarra. Mi ha anche preso sul serio. Ricoglionito. Mi ha anche preso sul serio quando in un discorso dove dicevo che volevo parlare con lui, nel mentre ci ho messo in mezzo altri 4 streamer che penso veramente siano la mia ultima... Marra, quando lo facciamo spiaggia. Un bel gate, Bidu, dai. Perché te la prendi solo con chi non conta un cazzo? Prenditela con i pezzi grossi. Che ti frega, zio porco, pipa in bocca e basta, madonna. Che bello quando mettono Marra con i pettorali di fuori nelle thumbnail. Pettoraloni. Pensavo fosse il pitch mio. E io pure pensavo che fosse, che ne so, tipo... Non lo so che cosa pensavo che bene, fosse, Marra, onestamente. Ricordalo. Cioè, non lo so. Avrò sempre pietà. Ma basta, frate, dai, porco Dio, sembri più ritardato del Gabrone, se no, Dio merda. No. Zio porco, sì. Io non ti ho insultato. Capito, un'aggressione è comunque sbagliato, su questo sono d'accordo. Ma quello che ti sta dicendo Dave, io ti dico come sei entrato tu in live. Sì. Insomma, avendo registrato il video, ma credo chi è che... palle uomo? No, vabbè, raga, cioè, qui finisce Pietro Storti di parlare. Quindi non dice altro, non aggiunge altro, non mi voglio vedere uno spezzone delle live, che cazzo me ne frega. Onestamente. Vabbè, e quindi questa è la situazione. Anche perché secondo me, ti ripeto, cioè io non credo ci sia stata un'aggressione dopo quello che abbiamo visto noi. Cioè dopo che lui corre e gli dice "Oh, io sto in live comunque", non credo ci siano state altre aggressioni. Però dicono di sì. Secondo me sì. 4:41. Raga, il problema è che mi rode proprio per cazzo guardarli i video oggi, cioè non si riesce. Non si riesce, zio porco. 4:40. Cioè guarda. È un po' si è buggato. Ma frate, ma è proprio rotto, è rottissimo. Devi scaricare. No. Astecca, non so se dove l'hanno colpito, ragazzi. Mi sa che è un video che non esiste perché. Raga, guardate, non siamo ragazzi, a lui. Scusate, io abbiamo il video qua davanti. Eccolo qua. Qua il Gabrone in viso non ha nulla. Prima che facciamo play, c'è una domanda per te, Pietro. Ma lui il fatto della allora, vuol dire che non l'hanno picchiato, in faccia. Come però, ragazzi, scusa, aspetta, guarda questo. Ok, guarda questo frame, è una persona tumefatta. No, ok, non ha il sangue in faccia. Ma tu quando sei arrivato hai detto c'è aver sangue nel naso. Hai detto tumefatto. Io mi ricordo. Mi fa ridarissimo questa cosa. Comunque, il livello di utilizzo di italiano con c'è parole tipo tumefatta, menata, rovinata, dipende dalle persone. Una cam di un cellulare... di sera con le luci gialle in faccia, il rosso di una manata in faccia non lo vedi. Ovvio. Non lo vedrai mai,
non lo vedrai mai. È come quando ti vesti bianco in stream. Però aspetta, però se parli di sangue dal naso, no, lo vedi, no, eh? Se parli di sangue dal naso, per carità. Se di... Infatti, ho fatto notare che prima dice sangue dal naso, poi dice che nel sangue dal naso non ce l'ha più. Ma se questo l'ha presa perché si sente, c'ha una mano stampata rossa in faccia, tu dalla stream non lo vedi. Quindi magari quello dice tu m'hai fatto. Forse però nel guarda senso l'occhio come... lì a destra, si vede un po' che è già rosso sotto. Sì, però credo che sia l'ombra del capello in realtà. Come può essere. Lo vedavo così. Comunque non ho mai negato che anche i miei amici l'hanno colpito. Cioè vi sto dicendo che i miei amici l'hanno colpito, ragazzi. Non so se questa cosa è chiara. Qua mi mette le mani in faccia per la prima volta. Ah, è lui che ti sta spintonando, non viceversa. Sì. Mm. O interviene il mio amico, che era lì. Vede la questione, il telefono vola. A parte che c'è una cosa che ancora non ho capito come sia possibile, ma il telefono io l'ho visto letteralmente volare per strada in quel momento. Non so come sia stata possibile questa cosa, che poi fosse ancora tutto intatto, che lui stesse continuando a riprendere. Ma non è nemmeno tu m'hai fatto, stava una favola, non è nemmeno tu m'hai fatto, poi subito dopo è stato sbagliato. Il tuo racconto comincia con Gabriele che si avvicina, rompe il cazzo a te e litiga con un 14enne. Dov'è sto 14enne qua? Questa è la cosa grave, Pietro, qua che te volevo arrivare, perché scusami, mo io te l'ho detto pure prima al telefono in privato, non voglio essere preso in giro, no? Mo in 3 secondi, tu prima ci hai raccontato, non è tanto quanto è durata, il dettaglio, questo che te volevo chiedere, tu prima ci hai detto un'altra cosa. Ma io non ti so dire... fermati un attimo, fammi spiegare un attimo, tu prima... Non so completamente d'accordo, mi dispiace, frate, nel senso perché in quel piccolo frangente succede che lui fa questo e magari ti prende per il collo, lo può fare tranquillamente, che è come nel frangente in cui casca il cellulare, quelli lo possono aver menato, o il 14enne si è messo in mezzo, fine. Non è che il suo discorso inizia con il gabbrone che gli va a rompere i coglioni, il suo discorso inizia con il gabbrone che è stato menato, e c'è il pezzo dove è stato menato, cioè letteralmente il video dove porco Dio si prende un pizzone in faccia e poi si prende una pizza dietro alla nuca, cioè non è che così, cioè non ci stanno, cioè c'è un concorso di colpa gigante, immenso, di uno che gli dice ti consiglio di lasciarmi stare e lo sta velatamente minacciando, e figurate se uno che si sente ti consiglio di lasciarmi stare nel momento in cui è preso dall'adrenalina perché è stato appena picchiato e buttato per terra da uno che è grosso 3 volte tanto, te lascia stare. Anzi, peggiora. Poi è il gabbrone, figurate, ci metti il carico da 1000 praticamente. Quindi no, non inizia da quando lui che va a romper cazzo dal gabbrone. Inizia che da lui che è stato prima picchiato e poi va da Pietro Storti a fare quello che ha fatto. Però nel senso, era stato colpito. Non è che Pietro Storti mo dice tu m'hai fatto. Poi si è voluto esagerare perché magari esagerando uno può pensare che allora quello che c'è in faccia e tutti i dolori che ha sono stati generati dal buttafuori e non dai miei amici. Ok, ci sta che magari è una paraculata per pararsi il culo perché noi abbiamo fatto un cazzo, gli abbiamo dato giusto 2 pizze in faccia. Però, non lo so. Beh, sì. Non lo so. Non mi guarderò tutto solo perché non mi va e perché mi dà troppo fastidio YouTube. Oggi è indecente. E io mi devo guardare pure una 100 dire. Ma quando come mai? E poi te lo faccio vedere io. Cioè, onesto, deve il minutaggio, 10 minuti di Cerbero Podcast, con tutto amore, preferisco veramente spararmi sui piedi, ma... Lo so. Ma perché lo difendi? Ma perché, Johnny, tu sfortunatamente sei nato dal buco del culo, non sei nato dalla fica. Non sei nato da una scopata, sei nato da delle gocce messe in vitreo, sei nato, zio porco. Quindi non starò qui a dirti perché la mia non è una difesa per nessuno. La mia è semplicemente provare a spiegare un attimino tutta la situazione, che poi l'avranno spiegata anche loro e avranno preso tutto in considerazione. Poi è ovvio che devi prendere in considerazione il fatto che Pietro Storti magari sta di una cazzata, eccetera eccetera, però certo. che il gabbrone abbia subito qualcosa, cioè, quello sì, che il gabbrone sia un coglione, quello sì, parlarne. Che eccetera eccetera. Poi figuratevi, sono il minor amante di Earl Stream, perché secondo me sono veramente una via facile per arrivare a questa roba, quindi figurate, guarda. Comunque secondo me questa roba svuota la cache di YouTube, spiega perfettamente come funziona internet e la vita reale, proprio il distacco che c'è di comportamento a questi tempi. Cioè, la maggior parte delle persone che spero scrive che cose il trasferimento da noi in Italia vada bene minore. Se le dicesse di persona, tipo in questi casi, prenderebbe queste conseguenze. I ceffoni e le robe. Non che sia Giammo bello, per però, il lag di Chrome.